Ecco qui la terza recensione dei Gate, il Merf 3.2. Questo qui è il più particolare fra quelli che abbiamo visto prima. È più ingombrante, più impegnativo, è sempre un MOSFET. Anche questo qui ha la protezione defusibile elettronico, active braking, come vediamo abbastanza semplificato qui dietro. Roof control, cioè puoi impostare la raffica, puoi ridurre la raffica e puoi impostare anche i tre colpi. La confezione è uguale alle altre. All'interno qui si trovano sempre i due cavetti come prima, un terzo cavo che serve per mandare dei segnali alla centralina e programmarlo nel caso in cui lo si usano in modalità plug and play, perché tutti questi MOSFET qui, non l'ho specificato, possono essere usati sia col cablaggio completo, quindi che ti protegge anche i contatti e tutto il resto, oppure plug and play, semplicemente inserire nel fucile senza metterci nessun cavetto del segnale. Lui lo riconoscerà e non utilizzerà il cavetto del segnale. E in tal caso però, per andare a programmare, non avendo il cavetto del segnale che aveva il grilletto, bisognerà usare questo pulsante che si inserirà nella zona del cavetto del segnale e si andrà a dare i segnali appunto per programmare. Quindi stessa confezione, stesse caratteristiche. Questo qui supporta correnti leggermente superiori, perché infatti cambia anche proprio il MOSFET in sé che hanno utilizzato. Ovviamente cambiano le dimensioni, tolti i connettori è circa il doppio. Questo qui però, diciamo, è il MOSFET che comincia ad avere funzioni più interessanti. Sinceramente quei due precedenti non l'avrei presi. Comunque sia, è un ottimo prodotto e come gli altri lo vedrete presto nel montaggio e nel test fire.